Parola fu per il Padre una parola che segna il suo ingresso in paradiso. Gesù, condannato e crocifisso dai suoi fratelli, accecati dalla gelosia, sta per tornare a casa. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. È un atto supremo di abbandono alle braccia di quel padre che 33 anni prima, attraverso la sua venuta nel mondo, aveva iniziato l'opera redentrice dell'umanità.
nel principio di ora e sempre. Siamo arrivati con la salita un po' affannati. Il nostro calvario è così piccolo, senza sudore. Pensate un po' a Gesù, su quella strada che lo conduceva alla morte, dopo tutte quelle sofferenze. Io per un po' di strada ho faticato per Gesù su questa salita e pensavo proprio a quello, alla fatica di Gesù e al dolore di Gesù in quei momenti. Il film di Nina Gibson ce l'ha fatto vedere, no? Però fa parte dello schermo che da anni e anni diventa difficile immaginarsi quello che succede. Ci basta fare un po' di salita, ci basta continuare un po' questo nostro calvario. In genere tra un po' rimarranno solo lì, una parte di questi che vedo davanti a me scompariranno, un po' come il cielo sotto la croce. E allora l'invito è continuiamo a farlo insieme, questo pezzo di strada che ci divide da qui alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Continuiamo a farlo insieme perché non ci costa niente un piccolo sacrificio. Per noi questo giorno, per noi cristiani, in questo giorno è un giorno santo, perché facciamo memoria del sacrificio supremo di Cristo. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Sull'albero della croce si compie il Vangelo della vita, non il Vangelo della morte. Il Vangelo significa buona notizia. Non è una buona notizia la morte, è una buona notizia la vita. E su quella croce si compie, porta Gesù, porta a compimento proprio l'amore del Padre, quella rivelazione d'amore che tramite lui ci dice che Dio ha perdonato il nostro peccato, che Gesù attraverso la sua morte ci ha riconnessi con Dio. Secoli. Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci condurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Importanti sono presenti e fanno
diciamo, sono il segno dell'attenzione che la comunità civile dà a quello che noi celebriamo, a quello che noi viviamo. Grazie. E adesso sciogliamo questa assemblea per ritrovarci domani notte, per vivere la Pasqua domenica, per vivere il giorno della resurrezione. Andate in pace.